32 persone senza dimora da oggi trovano accoglienza presso la comunità delle Genti e il complesso di proprietà della Fondazione Il Ritiro di Santa Maria del Gran Trionfo in via Peppino De Filippo a Foria, che durante l'emergenza Covid ha offerto riparo e ospitalità a chi non ha una casa. La comunità delle Genti continua la sua missione perché abbiamo pensato di costruire reti samaritane. Quindi oltre alle esperienze della Fondazione, la Cooperativa Accoglienza Vincenziana, la Fondazione Progetto Arca di Milano, la Caritas Diocesana e da oggi anche il Comune. Comune che finanzia questa bellissima struttura, questa bellissima opera di carità con 120.000 euro. Con il sostegno dell'assessorato alle politiche sociali del Comune, che garantirà alla Fondazione 10.000 euro mensili per un anno, si potrà dare continuità alla Casa delle Genti. La struttura è in grado di ospitare fino a 32 persone in 16 camere doppie ed offre un riparo e pasti caldi a chi ne ha più bisogno. Tra i servizi a disposizione c'è una lavanderia, la sala pranzo, la sala TV, il terrazzo e l'aula informatica. La comunità non è un semplice dormitorio, ma un luogo di relazioni e di supporto che promuove la reintegrazione sociale dei suoi ospiti. Ridare la vita alle persone che hanno perso il lavoro e la casa. Io credo che noi dobbiamo iniziare a parlare di luoghi non solo di accoglienza ma anche di inserimento lavorativo, di rinascita della propria persona, e questo è uno dei primi, ma ce ne saranno tanti altri. La mia idea è quella della Giunta, è quella di unirsi a delle realtà solide come la diocesi o come altri enti importanti per cercare di creare nuove strutture del genere, strutture che non siano più dormitori di 120 posti, ma delle realtà più incentrate sulla persona. Sono quasi 2.000 i senza dimora stimati sul territorio cittadino, a fronte di circa 250 posti di accoglienza a bassa soglia attualmente disponibili. I dati sulla povertà sono in continuo aumento e l'amministrazione lavora ad un ripensamento dei servizi rivolti alle fasce deboli della cittadinanza. Noi abbiamo già aumentato l'offerta nelle ultime settimane, perché con questi posti, con questi 32 posti, arriviamo a un'offerta di 75 in più rispetto a quelli che abbiamo trovato. Chiaro che è ancora una offerta insufficiente, noi speriamo di incrementarla anche con delle soluzioni un po' diverse nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Dobbiamo però dire che il tema non è solamente creare posti di accoglienza, il tema è anche convincere con un'azione continuativa le persone che sono in strada ad andare a dormire al coperto, cioè accettare questa offerta che viene fatta. Dobbiamo fare un lavoro enorme, un lavoro fatto sulla persona, quindi c'è un convincimento, c'è una scelta di cambiare la propria vita e poi c'è bisogno di creare delle risposte.